Abbiamo tirato spesso con 2 metri di vantaggio e chiaramente non abbiamo fatto mai canestro. È chiaro che alla lunga la mancanza anche di un tiratore come Josh si accusa, però al di là di questo è che abbiamo fatto 2 primi quarti discreti e poi non abbiamo segnato più e onestamente mentalmente siamo scesi e abbiamo. E alla fine non ne avevamo più, insomma. Mi dispiace perché volevamo chiudere chiaramente con una vittoria, perché avevamo fatto un girone di ritorno super. Ecco, così non è stato. L'importante è che Roseto abbia raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi, cioè che abbiamo raggiunto questa salvezza promozione che equivale a Roseto, cioè per Roseto significa fare la A2 un altro anno. Spero che adesso la partita più grande si giocherà, penso, fuori. Ringrazio, ne approfitto perché non so se ci sarà una conferenza stampa. Voglio ringraziare tutto lo staff tecnico che ha lavorato con me, dal professor Faragalli a Di Biase a Danilo Quaglia, ai fisioterapisti e ai dottori. Voglio ringraziare Peppe Di Sante per la fiducia che mi ha dato quest'estate nel riconfermarmi. Spero di averlo ripagato con la conferma di questa Serie A che per Roseto è importantissima. Ringrazio tutta la società, il presidente Cianchetti che ci è stato vicino soprattutto nei momenti di difficoltà nel girone d'andata e auguro a Roseto un altro anno, adesso la Serie A sul campo è stata conquistata, spero che Roseto possa disputare questo campionato di A2. E anche l'anno scorso si parlava fino a luglio di vendita del titolo, io spero che Roseto possa mantenere la Serie A anche un altro anno. Ne ho parlato con Luca in trasmissione dove Luca disse, stavamo andando alla grande e disse, hai lavorato da direttore sportivo, hai lavorato, hai fatto bene, il gruppo andrebbe, almeno qualcuno andrebbe riconfermato, però in questo momento, come dice il Presidente, è prematuro, anche perché se la società poi non va avanti, che fai? Cioè, io auguro alla società, poi magari se entrano i gruppi, non so, faranno altre scelte, quindi io chiaramente da rosetano sono molto contento che Roseto è tornata nel secondo campionato nazionale e quindi che Roseto, e mi auguro che Roseto disputi perché veramente quest'anno da rosetano mi è costato parecchie energie, soprattutto nel girone d'andata con tutte le difficoltà che abbiamo avuto e ne siamo usciti da vera squadra. Ho soltanto questo rammarico, ecco, delle ultime partite, magari che potevamo finire un po' meglio, però onestamente non ne avevamo più.